Puerto Banús, el sitio más emblemático de la Costa del Sol. Bueno, Puerto Banús, un referente también en la firma y las marcas, como lo es desde el mes de noviembre Masmar, aquí en primera línea junto a los barcos. Hoy para nosotros es un placer poder entrevistar a uno de los grandes, de estos diseñadores creativos, de esta gran firma como el señor Yang, que bueno, normalmente los diseñadores no suelen estar mucho en cámara, están diseñando, creando. Es un lujo, es un placer para mí poderle entrevistar. Encantada. Gracias, gracias. Es un piacere essere qua a Puerto Banús per l'inaugurazione, essere qua a Marbella per la festa di stasera. Usted lleva en la firma Masmar muchos años, 30 años. Sí, io ho cominciato con Masmar subito quando sono uscito dalla scuola d'arte a Londra. E ho cominciato a lavorare con Masmar e ormai sono 30 anni che lavoro con loro. Quindi io conosco la donna Masmar. Sì, bueno, Masmar se caracterizza perché è tutto una empresa familiar e además è tutto artesano, tutto artesanía. Come influye la nuova generazione, la tecnologia? Come influye la moda? Come lo ve usted desde su punto di vista creativo? Sì, è una buona domanda. Masmar rappresenta un'idea di qualità, total quality, e sono dei vestiti che durano non soltanto per una stagione o per 6 mesi o per un anno, sono dei vestiti che durano per tutta la vita. E la donna Masmar regala il suo cappotto alla sua figlia, quindi un cappotto può passare da una generazione un'altra. E questo vuol dire che Masmar ha una storia, una tradizione che altri brand non hanno. Qual è la sua filosofia a l'ora di disegnare? Mia filosofia è di disegnare le cose che possono durare con il tempo. Un cappotto Masmar durerà per tanto tempo, quindi non può essere troppo strano, non può essere, per usare una parola inglese, gimmicky, deve essere una cosa ben disegnata. Io ho fatto la scuola di architettura e quando disegno penso come un architetto. Io voglio fare dei vestiti che rendono la donna più bella, più sicura di sé e più capace di andare avanti con la sua carriera e con la sua vita. Bueno, hablamos de la donna, de la mujer, y usted ha vestido a muchas famosas. ¿Podría hablarnos de ello? Sì, molte donne famose, molte attrici hanno vestito Masmar. Per esempio Amy Adams, con cui, perché ho fatto tanti vestiti, attrice piacciono, anche Jennifer Lopez, per dire, Gigi Hadid. Tante donne famose, anche giovani, vogliono mettere il cappotto Masmar perché ha un'aria di glamour e di allure e di classe anche. Bueno, también Masmar tiene su color, ¿no? Hay un color preferido, ¿no? Sí. Para los diseños. Háblenos de él. Sì, Masmar è famoso per il colore camello, che è il colore dell'animale camello, perché la fibra viene proprio dal pelo dal camello ed è il suo colore, e questo è il nostro colore iconico. E a fianco a quella lì abbiamo tutti i neutri, perché Masmar è conosciuto per dei colori neutri, perché una donna non si stanca mai di una cosa neutra con un vero colore come il camello. Vale para invierno y para verano, ¿no? Sí. Es neutro. Para toda la vida. Para toda la vida. Eso es lo que tiene, me gusta mucho también de esta firma, que nos puede servir para siempre, ¿no? Que es fondo de armario. Aquí decimos fondo de armario, ¿no? Sí. En Italia se dice Per siempre, sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se encuentra en Marbella? No sé si le ha dado tiempo de visitar Marbella. Sí. ¿Cómo le ha recibido Marbella? Ma io conosco benissimo Marbella perché è da tanto tempo che ho una casa qui, vicino, e mia famiglia abita qua, mia madre abita a Marbella, mia sorella, anche mio fratello, quindi ho tutta la famiglia qua e ho sempre adorato essere qua a Marbella perché qui mi sento proprio libero, contento e mi diverto un sacco. Bueno,
pues deberíamos verlo más veces en Marbella. Sí. Espero poder entrevistarle en más ocasiones, que para mí es un placer. Enhorabuena, felicidades por su trabajo. Un piacere anche per me, grazie. Grazie.